Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xyuder e oggi ragazzi ricominciano tutte le novità, tutte le cose segrete, tutto quello che riguarda il dietro le quinte di Fortnite. Volevo subito ragazzi iniziare questo video parlandovi del tanto atteso rimborso oggetti. Quello che vedete dietro di me, ragazzi, è un'immagine, è esattamente l'immagine di copertina che avevo pubblicato il 24 aprile, unico giorno in cui il rimborso degli oggetti su Fortnite era stato possibile. Come vedete, ragazzi, era semplicissimo. Lui ci dice che verranno rimborsati fino a un massimo di 3 oggetti acquistati negli ultimi 30 giorni. Come vedete ragazzi, lì alla mia sinistra c'è in basso un bel tasto gigante con scritto rimborsa questo oggetto. Noi selezionavamo nella colonna, ci faceva automaticamente vedere tutti gli oggetti che dovevano essere che potevano essere rimborsati. Noi selezionavamo quello che preferivamo, cliccando su quel tasto ci veniva chiesta la conferma, ovviamente se volessimo restituire realmente questo oggetto, e in pochissimi istanti venivano riaccreditati tutti i V-Bucks. Per chi vuole andare a vedere ragazzi la live del 24 aprile, la trovate semplicemente qui, c'è la copertina, vedete proprio com'era il discorso. Beh ragazzi, non sappiamo le reali motivazioni per il quale sia stato tolto questa funzione. Molti hanno detto probabilmente perché se mettevano il rimborso degli oggetti con l'arrivo della stagione 4, probabilmente la gente si rimborsava i 1000 V-Bucks che gli servivano per comprare il pass battaglia e non spendeva soldi, in poche parole, per comprarne uno nuovo. Altri hanno detto che invece c'erano problemi con alcune skin, dicevano con Raven, io però ho dato via Raven, non è successo nulla. Dicevano che dando via la skin venivano riaccreditati i V-Bucks uguali a quelli spesi per la skin, ma non veniva tolta la skin. A me questa cosa invece non è successa, quindi non so se sia vero. Beh ragazzi, la notizia meravigliosa è che dal 1° giugno, oggi è il 25 maggio, credo oggi sia il 25 maggio, dal 1° giugno ragazzi il rimborso tornerà ad essere disponibile per tutti i giocatori di Fortnite. Quindi ragazzi, ancora un po' di pazienza, ormai ci hanno fatto aspettare un mese e mezzo quasi, non saranno questi ultimi 6 giorni che ci potranno mettere ansia. Mi raccomando, attenzione, lo trovate nella parte del negozio oggetti, se non ricordo male, in basso a destra c'è proprio un bottone con scritto rimborsa oggetti e si apre quella pagina che vedete qua. Questa ragazzi era la prima notizia che ci meno male che è arrivata. Ragazzi, voglio dirvi un'altra cosa, forse non tutti lo sapete. Facciamo partire lo slide intanto, che è più interessante dirla con lo slide sotto. Ragazzi, c'è stato un bug ieri, tra l'altro ieri e ieri, che ha visto inserire in Fortnite un nuovissimo zaino che ragazzi nessuno pensava di trovare. Lo state vedendo alle mie spalle con il signor John Wick. In inglese si chiama Eye of the Storm Tracker, in italiano potremmo chiamarlo rilevatore dell'occhio della tempesta. È uno zaino che è entrato nella patch 4.2 come zaino test, quindi in realtà ragazzi non è stato reso pubblico, ma per un errore di programmazione. Questo è anche confermato nei blog dove parlano i fondatori di Epic Games. Lo zaino, dicono loro, non era destinato all'aggiornamento 4.2 e non sappiamo neanche se l'oggetto verrà pubblicato ufficialmente. Però
siamo felici che quelli che hanno avuto la fortuna di trovarlo si siano divertiti nell'usarlo, ci ha dichiarato il signor Hamilton, che è uno dei designer, se non ricordo male, o dei programmatori addirittura di Epic Games. Che cos'è questo zaino, ragazzi? Praticamente oramai è palese. Hanno voluto inserire, probabilmente arriveranno meglio con la nuova patch, i nuovi oggetti zaini. Come vedete, ragazzi, ad esempio con il jetpack, quando lo prendiamo ci viene inserito in uno slot dei 5 che abbiamo disponibili, ed è un consumabile, perché quando finiamo il carburante, arrivederci jetpack. Questo zaino, ragazzi, che non è leggendario come il jetpack, ma è semplicemente raro, è un rilevatore dell'occhio della tempesta, cioè quando noi quando noi lo abbiamo addosso, riusciamo a vedere in anticipo dove va a stringersi la tempesta, in modo da poter prendere una direzione più o meno giusta secondo il nostro stile di gioco che vogliamo adottare in quella partita. Forse, ragazzi, voi non l'avete trovato, io purtroppo ero in vacanza e quindi non ho avuto modo di vederlo, ma le foto sono indiscutibili e ovviamente anche le dichiarazioni rilasciate. Potrebbe essere il nuovo oggetto che arriverà con il prossimo aggiornamento, probabilmente la patch 4.3, che dovrebbe vedere inserita tutta la serie degli zaini consumabili. Beh, ragazzi, queste erano due notizie proprio flash, perché va così, su Fortnite. Io spero che vi siano piaciute, che le abbiate trovate interessanti. Ve lo ricordo sempre, un bel pollicione in su se vi è piaciuto questo video, iscrivetevi al canale e fate iscrivere tutti i vostri amici per rimanere sempre aggiornati su quello che riguarda Fortnite e Fortnite Mobile. Noi ci vediamo in live. Ciao!